Salve ragazzi e damigelle, benvenuti in questo nuovo video. Oggi purtroppo è un'occasione un po' triste, ma anche lieta se vogliamo, perché mi è stata data la possibilità di riflettere, di guardare dentro di me e scoprire dove ho sbagliato e porvi rimedio. Nel corso degli anni ho creato dei contenuti di varia qualità. A volte erano buoni, a volte un po' meno. Ho cercato anche di portare informazione su questo canale, offrendo analisi, recensioni, parlando di letteratura, di libri, di fumetti, di film, di qualsiasi cosa. Però talvolta è più lo YouTuber che impara dai propri iscritti e dai propri spettatori, piuttosto che viceversa. E questa è una di quelle volte. Qualche giorno fa ho ricevuto due commenti da un utente di cui non farò il nome per motivi di privacy, che mi hanno fatto riflettere profondamente e che mi hanno fatto capire che avevo commesso un errore in passato e che avrei dovuto porvi rimedio. Per questo ho deciso di fare questo video, per fare pubblicamente le mie scuse, ma non sarebbe giusto farlo senza leggere il commento che mi ha portato a questa epifania. Per questo motivo vado a leggervi il commento di questo utente che chiameremo virgola per proteggere la sua privacy. Vi prego di ascoltarlo fino alla fine perché è illuminante, così che possiate capire da dove hanno origine queste mie scuse e così che possiate capire quanto siano effettivamente sincere. Il commento inizia in questo modo. Allora, virgola, ciccio, virgola, io capisco che tu, virgola, onestamente, virgola, abbia voluto ottenere più popolarità e di esserti esibito con le tue grandi doti di rovina infanzia. Dopotutto sei uno youtuber e questo è il tuo lavoro, virgola. Ci mancherebbe altro, virgola, chi non lo farebbe? Il problema, virgola, purtroppo, virgola, non è questo. Il vero problema sta nel fatto che, virgola, purtroppo, virgola, ci saranno stati molti bambini e ragazzini che, virgola, all'epoca, virgola, possono aver assistito alla tua fesseria pseudo-violenta e traumatizzante, virgola. Così che a me piace ricordare e denominare il tuo video del 2015, virgola, taggato il vero finale di Doraemon. Un giorno, virgola, nel bus, virgola, mentre andavo a scuola, virgola, un mio amico che si è seduto vicino a me, virgola, mi ha fatto vedere questa schifezza colossale, virgola, nel 2018, virgola, in ritardo di 0,3 anni, virgola, per fortuna, virgola, 0,3 anni di infanzia e giovinezza salvati. Torniamo a noi, virgola. Lui mi fece vedere questo schifo, virgola. Ed io, virgola, fortunatamente 14enne e non 6 anni o cose del genere, virgola, risposi con garbo, virgola, coraggio, virgola, orgoglio e con tanta gioia di vivere. Di ciò che mi hai fatto vedere, virgola, non me ne frega altamente un cazzo, virgola. La mia vita va avanti, virgola. Quel video è vecchio, virgola. Doraemon c'è ancora per chi lo volesse vedere, virgola. E l'autore di quel video ha i suoi like e le sue visualizzazioni, virgola. È contento, virgola. Ha attirato l'attenzione, virgola, ma di sicuro non la mia. Purtroppo avrai attirato di sicuro anche l'attenzione di coloro che sono con le mani in pasta a chi produce o gestisce questa serie animata, virgola, anche semplicemente qui in Italia. Caro mio, virgola, ciò che si scrive o che si espone, che si mette in mostra, virgola, vedesi negativo o offensivo su qualsiasi cosa, virgola, rimane postato, virgola. È così che funziona sui social. Se dovesse essere, virgola, il tuo problema non sarò io, né, virgola, né le altre persone. Se dovesse essere, virgola, il tuo problema non sarò io, virgola, né le altre persone che non la pensano come te, virgola, ma la responsabilità verso i diretti interessati è tua, virgola. Non di chi guarda, ripeto, questo video, virgola, questa assurdità come me e tutte le altre persone. E comunque, virgola, se mi posso permettere, virgola, io ho 16 anni, virgola, ma Doraemon lo guardo ancora, virgola, lo guardo da quando ero veramente piccolo, virgola, e non lascerò che quel poco di positivo e spensierato che resta nel mondo, virgola, venga trucidato, infangato con certe fesserie violente e altamente offensive, virgola, nonché traumatizzanti, soprattutto nei confronti dei bambini e di chi ci tiene. Il terrorismo, il traumatismo di massa sono delle aggravanti contro i diritti umani. La prossima volta, virgola, invece di sparare stronzate, virgola, e di parlare come un mulo, virgola, vedi di fare un video.
o una diretta live in cui ti scusi con tutti i bambini e ragazzini fans del cartone animato, virgola, e non parli di qualcosa di intelligente e allo stesso tempo divertente, virgola, faresti molto più successo di così e ti eviteresti tutti gli insulti che ti sono arrivati, virgola, compreso da me. Ora, io... è sempre dura accettare la verità, è sempre dura accettare, soprattutto quando viene servita e condita con così tanto fervore, tanto che la mia risposta forse non è stata adatta. Ma fortunatamente, buon virgola, non si è fatto scoraggiare dalla mia inappetenza verbale e ha commentato ancora una volta. Sono contento che tu l'abbia preso bene, virgola, e con ironia. Spero anche tu abbia riflettuto su quanto ti ho detto. PS, lascia pure perdere le 04 cose che ti ho detto, virgola, se ti senti offeso, virgola, non ti preoccupare che quei 02 insulti che ti ho detto, virgola, tanto non sono nemmeno l'1% delle conseguenze che, virgola, secondo me, virgola, ti saresti meritato con quello che posti, virgola, e comunque sappi che una critica se la sono presa tutti, virgola, io compreso, virgola, e comunque se mi posso permettere sappi che qualunque cosa ti venga detto di negativo, virgola, non sarà mai negativo, virgola, offensivo, virgola, violento e traumatizzante quanto quello che hai dimostrato tu in quel video del 2015, con la replica del tuo secondo video di 7 mesi fa, virgola, dove hai anche la faccia tosta di voler avere ragione, virgola, definendo chi normalmente vuole difendere il cartone, virgola, e in generale ciò che è spensierato, virgola, come coglioni rimbambiti che vogliono vivere nel paese dei balocchi, virgola, e questo scusami, virgola, ma nei miei confronti non ti permetto né di dirlo e tantomeno di postarlo sul tuo canale. Non permettere mai più, mai più. Ok? Mai più! PS, e ricordati, virgola, visto che tu sei un esperto di Doraemon, virgola, e do per scontato che tu lo sappia, Doraemon non ha un vero e proprio finale, virgola, visto che, virgola, storicamente, virgola, nel 1996, virgola, uno dei due autori della serie animata e del manga, virgola, è morto di infarto, virgola, e così da quel giorno non è stato più possibile redigere un finale appropriato per la serie animata, virgola, motivo per cui, virgola, dopo il famigerato film di Doraemon 3D del 2014, virgola, tanto studiato e analizzato dagli youtubers complottisti nei confronti di sto benedetto cartone animato, manco fosse una ricerca di divulgazione scientifica da premio Nobel, virgola, motivo per cui questo film ha messo un fine, stop, una bella pietra sopra relativamente alla suddetta serie animata, virgola, quando Nobita con quel ciuschi inverti bugie, pronunciando un'affermazione di rassegnazione, fa riapparire il suo compagno di mille avventure, Doraemon, e i due staranno insieme per sempre. Mettiamo che un finale attendibile potrebbe essere questo, virgola. Poi la serie è proseguita, virgola, con altri 5 film e nuovi episodi sui canali per bambini e ragazzini, Boing, Cartoonito, Dia Kids, eccetera. E ancora oggi, virgola, dopo ben 5 anni di anniversario da tutto il complotto che hai postato qui su YouTube, a maggio, sono arrivati su Boing i nuovi episodi e un altro film, virgola, virgola, virgola. A inizio anno 2020, virgola, era uscito al cinema. Penso che queste cose, virgola, signor Sapientone, virgola, tu le debba dire a tutti i tuoi seguiti, virgola, che credono all'assurdità che tu hai postato quella volta, appunto. Io non posso dire che voglio o mi sento in dovere di fare l'eroe, virgola, giustiziere, virgola, e nemmeno per questo ti odio, virgola, a disprezzo del tuo lavoro, virgola. Te lo ripeto che lo so che questo è il tuo lavoro, virgola. Ti chiedo solo che con la tua professione di non creare problemi ai più piccoli che per sbaglio cliccano nei tuoi video, virgola, che hanno il diritto di essere spensierati, virgola, e a chi è più sensibile, affezionato a un dato argomento, virgola, e professionalità significa l'opposto di quello che tu hai commesso quella benedetta volta. Avresti potuto comunque postare un finale falso sulla suddetta serie animata, virgola, ma farlo con professionalità, virgola, e rispettando anche i diritti d'autore, virgola, e la realtà dei fatti sulla storia, questo è tutto, punto, e basta. Parole dure. Parole dure di un utente molto intelligente. C'è poco da dire, ragazzi. Virgola ha capito tutto. Ha capito che il mio vero lavoro è fare lo youtuber e ha capito un sacco di altre cose, come potete vedere. E sono contento di fare questa rettifica, perché dovete sapere che quando ho girato i video su Doraemon, che nella mia illusoria infantile innocenza pensavo fossero degli sketch divertenti per parlare dei finali che la gente si è inventata su internet, io sapevo già all'epoca di aver commesso un crimine contro l'umanità, citando le parole del buon virgola, il terrorismo e il traumatismo di massa sono delle aggravanti contro i diritti umani, quindi sono contento quantomeno di essere stato protetto dalla Convenzione di Ginevra, perché sarei degno di essere torturato.
per una cosa del genere. Quindi, sono contento dopo tutti questi anni di poter chiudere il sipario su questa storia. Dopo tutti gli insulti che ho ricevuto negli anni, sono contento che finalmente qualcuno ha potuto gettare luce sul motivo di così tanto odio. Perché io pensavo di essere una vittima di tutto questo. Pensavo che ragazzini di tutte le età non fossero in grado di esprimere un concetto e il dissenso senza esagerare nei propri commenti. Ma evidentemente mi sbagliavo, ero io il problema. E come il villain di film che è convinto di essere nel giusto e per questo le sue atrocità sono ancora più efferate, anche io ho capito di aver sbagliato. E per questo vi chiedo perdono. Con tutta l'umiltà del mio cuore, spero che troverete nel vostro lo spazio per accogliere questo umile scribacchino che viene da voi col capo cosparso di cenere, per questo c'ho i capelli bianchi, e in ginocchio sui ceci, reo di aver commesso un crimine contro l'umanità, ma pensando di fare del sano umorismo. Vado a fare penitenza col mio cilicio, ci vediamo presto con un prossimo video. Buona buona. Buona virgola buona.